via della seconda gara di Budapest dell'International GT Open per il quarto round della stagione, con Fran Rueda che mantiene la leadership. Si deve guardare dal ritorno della Mercedes e della McLaren di Com Ledogar all'interno, appaiati in 4 la prima curva, ma riesce l'M6 a sfilare davanti a tutti. Thomas Jäger prenderà poi la ruota dell'M6 con Ledogar relegato invece in terza piazza. Biagi in battaglia con Van Bakker e Ramos, leader di campionato fino a quel momento. Il recupero di Mastronardi nella classe AM con la Ferrari 488 di SF Racing supera anche proprio Thomas Biagi, il leader di campionato con la Lamborghini. Lanciatissimo il contatto invece che mette fuori dai giochi la Lexus di Frommwiller e Costa, che cedono così la posizione a Mack e Ramos in campionato. Qui il sorpasso che vale il primo gradino del podio per Mack, poi in scalata il secondo ai danni di Ancon, anche Andrea Fontana alle sue spalle. Dunque in tandem i due si gira la Mercedes dopo un leggero contatto con la Lamborghini che compromette così l'aerodinamica. Non riesce invece Giovanni Venturini ad avere la meglio sulla Lexus. Passano entrambi però West col Vicentino che chiude davanti allo svedese. Seconda vittoria stagionale per la BMW M6 di Theo Martin Motorsport, proprio dell'equipaggio Rueda Boaveng. 50 anni di successi per Theo Martin da Jarama. Secondo gradino del podio per Mack e Ramos che raggiungono in vetta alla classifica. Dunque Venturini